Un salve a tutti quanti ragazzi, io sono DuelTube Channel e oggi vi parlo di M25, cioè il Master Set 25, il Master Set pensato esclusivamente per i 25 anni di Magic e che dovrebbe più o meno raccogliere al suo interno un po' tutto quello che è stato iconico del gioco, un po' come Iconic Master o Eternal Master o il Modern Master per il Modern. Quindi possiamo dire che in un certo senso già non parte bene, ma c'è dentro Jace e quindi wow! Grandioso. Ok. C'è dentro Jace e indubbiamente questa è la prima cosa che va detta, che già ha convinto migliaia e migliaia di voi di comprarlo e non posso darvi torto. Dando informazioni a ruota libera, anche se in realtà tante informazioni al momento non ci sono, visto che lo spoiler è addirittura arrivato a quattro carte, posso dirvi che le cose interessanti al di fuori del contenuto del set sono che appunto nell'ambito dello spirito di queste carte di tutti i set, di tutte le espansioni, di tutti i mondi, ho potuto vedere che tipo le carte sono marchiate con il simbolo relativo del mondo dell'espansione da cui provenivano. Ad esempio, Azusa ha il simbolo dei tori, che era quello tipico di Kamigawa e del relativo set. Azusa è la seconda carta spoilerata insieme a Jace sul suo Tore di Menti. È stata spoilerata all'inizio con l'immagine del packaging in cui si possono vedere tre buste che stiamo guardando adesso, in cui sono evidenti Jace, scultore di menti, Azusa, smarrita ma cercatrice, e una terza misteriosa figura. Volendola imputare a una carta bella, di quelle insomma, che ci ricordiamo tutte quante, beh, possiamo di sicuro dire che è una carta di Mirrodin che fa parte della categoria degli elettrofusi, che sono quelle creature mezze robot, mezze energetiche che stanno lì su Mirrodin e che sono legate all'abilità modulare. C'è una discreta possibilità che potrebbe essere una nuova art del saccheggiatore elettrofuso, sì, ma probabilmente no, perché ha già ricevuto una seconda nuova art in Modern Master. Io penso che sia proprio tipo una nuova art di una qualche tipo di comune, è sempre un elettrofuso di Mirrodin, ma boh, magari questo o quest'altro qui. C'è il mistero di quella terza carta che ancora non si sa cosa sia. La terza carta che invece sappiamo che cos'è è il bellissimo, adorabilissimo, pucciosissimo, nonché leggermente coccoloso Phyrexian Obliterator. 5-5 a costo 4, tutto nero, che è praticamente la perfezione incarnata di Phyrexian, una macchina da guerra esagerata che, cioè, vabbè, sappiamo benissimo cosa fa l'Obliterator, è una bestia fantastica, forse si svaluterà il valore dei miei Obliterator, ma chi se ne frega, è bellissimo. L'unica cosa che stona un pochettino è quel simbolo dell'espansione, il 25 lì, beh, non mi piace per niente. Ultima ma non ultima, rivelata su un video di un qualche podcast di un qualche gruppo americano, Murder, l'omicidio come comune e come con l'art vecchia ancora di M13. Vabbè, insomma, carta sicuramente interessante che ha il suo perché comune a livello di Limited. Vi ricordo che, come i precedenti Master Set che abbiamo visto, anche Master 25 sarà pensato per essere un set principalmente draftabile, quindi sì, ci saranno dentro le ristampe e cose di tutto Magic, ma sapete benissimo che adesso la Wizard punta tantissimo al Limited e quindi ci saranno tutte quelle cose che si potranno costruire, che permetteranno la costruzione di archetipi legati ai colori, alle tribe e alle meccaniche. E poi ci si costruisce intorno. Ultima ma non ultima cosa che sento il dovere di ricordarvi nel caso vi siate connessi solo adesso, che Master Set 25, come Commander, Conspiracy,
Mother Master, Eternal Master, Duel Deck vari ed eventuali, è un modo extra che la Wizard utilizza per stampare nuove carte, che comunque non dovrebbe essere il caso, oppure per cambiare la rarità di determinate carte, che ad esempio magari passano da non comuni a comuni, rendendole legali in Pauper. Oppure, come dicevo prima, stampando nuove carte legali per formati come Commander o Legacy, senza che però vadano ad intaccare il già delicato equilibrio di Standard e Modern. Avrei voluto dirvi un pochettino di più, però al momento ci sta questo, ma sarà l'argomento di un nuovo video. Sono trapelate anche alcune immagini di M19, cioè del set base che avremo davanti a noi quest'estate, il ritorno del set base. Un paio di cose, secondo me, sono state confermate e ci saranno i cattivi, cioè sembra un set dedicato ai cattivi, ma ne parleremo in un altro video. Ora, mi raccomando, mi piace, commentate, condividete. M25 parte bene. Per il contenuto, speriamo che nella realizzazione mantenga altre le nostre aspettative. Un ultimo piccolo consiglio che mi sento di darvi è che se siete interessati nell'acquisto di questo prodotto, un box, almeno. Meno è perderci tempo. E se avete qualche dubbio, nei commenti vi spiegherò perché.